Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Michelle e come avrete letto dal titolo ho speso un po' di soldi da AliExpress. Ho già messo tutto dentro questa bella borsa perché AliExpress e la plastica vanno molto d'accordo, quindi sarà un bel unboxing di cose inutili perché ho preso principalmente tipo stickers per due diari. Quindi incominciamo. Ah, e ho preso anche un po' di cose per i miei micci micci. Quindi incominciamo da questo. Cioè, io lo adoro, mi piace un sacco. Soprattutto perché ogni volta fanno cacao meraviglioso per terra. Quindi serviva un'altra cosa per non far sporcare tutto. Poi. Vabbè, vado un po' a caso. No, dai, facciamo un'altra cosa per i gatti, perché dovrebbero essercene tipo tre per i gatti, quindi questo qui che è la spazzolina dove tipo tu col pulsante spingi e viene fuori tipo tutto il pelo. Per i miei gatti questa è un po' troppo con i dentini lunghi, quindi va bene solo su uno dei due gatti. Poi ho comprato questo qui che è un porta spazzolino, questi qui di plastica. E vabbè, a questo punto passiamo agli stickers, dove ne ho comprati tipo un sacco della Sanrio, tipo questo di Cinnamon Roll, questo di My Melody, non so se si veda bene con le ring light, sono troppo carini. Poi ho preso questo di Kuromi, sono tipo tutti così mega carini. Poi ho anche preso questo, che lui non mi ricordo mai come si chiama. Non so neanche se ci sia scritto. Vabbè, no, non mi viene mai. Poi ho preso tipo queste, che tipo fanno le scrittine così con i cuoricini, queste con. Secondo me sono molto carine, perché mi metto a fare tipo delle frasi motivazionali sul mio diario, sul mio planner della settimana. Poi ho comprato anche queste qui, che sono sempre le penne della Sanrio in gel. Ragazzi, sono troppo cute. Ho preso altri stickers, questi sono di Hello Kitty. Io intanto sono tipo il naso stratappato. Poi questi qui del cagnolino. Questo non mi ricordo come si chiama. Adesso vado un attimo a cercarli su internet. Ok, questo è Pucciacco e questo è Pomponrin. Io ogni volta mi dimentico i loro nomi, è una cosa allucinante. Quindi continuiamo di qua, dove ho preso altre cose per il mio diario. Cioè, in realtà questo è un video per i miei due diari, quindi c'ho anche il naso tappato, sono appena tornata dalla montagna e più che stare bene sono stata male. Mi si è incominciato tipo a gonfiare quest'occhio, mi lacrima sempre. Infatti anche prima mentre mi stavo truccando stava lacrimando. Mi si è un po' congestionato il naso e adesso la voce la sento molto nasale. Quindi non so se dal video renderà la mia voce nasale, però questo passa il convento. Abbiamo i cuoricini, coccodrilli, aperte e caffè. Non so se si vedono tipo benissimo. E li trovo molto cute. Sì, in poche parole ho speso soldi per cose abbastanza inutili, però che a me piacciono un sacco, tipo questa pochette di Kuromi. Poi è mega fluffy. È anche abbastanza grande alla fin fine. Molto cute. È fluffettosa. Cioè, che poi è come se mi servisse un'altra pochette per portarmi i trucchi. Cioè. Poi, come altro portacose, ho comprato questo qui, che è un tipo porta SD, portacose per fare i video, per portarmi tipo i cavi, i cavini, i cavetti, l'SD, che una ho lasciato in montagna, quindi sono senza una scheda.
Però ne ho prese tipo due qui, spoiler, insieme a 3500 stickers. Ecco qua, guardate quanto sono carini questi. Se li riuscissi ad aprire. Tutta cosa giapponese. Sono super cute. Questi li ho presi perché mi ricordano un sacco lo studio Ghibli, che sono adorabili. Poi un'altra cosa per i gatti. Questa è la spazzolina dove tipo gli metti l'acqua o comunque lo shampoo e tipo li lavi. Mi è fatta così. Questa l'ho vista un sacco tipo su internet. Che c'è un ragazzo, credo sia un ragazzo, eccola qua, che ha uno Shiba, credo. E quindi fa tutti i video super mega carini di lui che lava sto Shiba. Questa va bene per l'altro mio gatto. Sì, quindi avrò la spazzola per un gatto e l'altra la userò per l'altro gatto. E niente, quindi con questa tipo lavi e spazzoli i gatti e usando magari tipo uno shampoo che non serve risciacquarlo, per questa secondo me va benissimo. Poi continuiamo con gli stickers dove ho preso ancora tipo quelli di Kuromi. E questi sono tipo scotch di carta, però sono super carini. Sì, io ormai l'ho detto, questo sarà il video degli stickers. Perché sono troppo 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 carini e io li volevo tantissimo. Infatti, altri stickers. Questi sono abbastanza, dovrebbero essere tipo 150. E sono tipo tutti così. Quindi io ho comprato tutte queste cose. Che da una parte non so manco se me ne pento, perché comunque cioè, ci ho speso 130 euro io di queste cose. E sono scema perché ne sono consapevole. Però sono troppo carine. Quindi ho preso anche questi fiorellini, che sono super carini. Quindi qua forse non so se si vede meglio, però sono tipo tanti. E sono troppo carini. Ho preso due micro SD. Poi altri stickers. Ho preso questi qui, che non so neanche quanti ce ne siano dentro. Cioè, in realtà ce ne saranno tipo un sacco. Tipo sono 6 fogli da questa parte e 6 fogli da quest'altra. Sbircio. E quindi un po' me ne tipo apro già. Perché, cioè, io sono curiosa da far schifo. Poi ho questi qui, che non mi ricordo manco cosa siano. Ah, sono fatti tipo così. Questi non so come li userò sinceramente, cioè non so se sono plastificati e bisogna tipo strapparli. Buono, sì. E questi come li uso? Boh, non ne ho idea. Quindi pian piano vedrò come si usano, anche perché è tutto scritto in cinese, quindi figurati se io so il cinese. Bene, io intanto qua so tipo la pila di roba, non so se si... Vabbè, lasciamo perdere. E continuiamo. Altri fiorellini, tipo uguali a prima ma rossi. Eccoli qua, tipo sono papaveri. Sì, tipo un sacchettino pieno di papaveri. E mi piace pescare così, tipo alla cieca. Altri tape. Ecco qua che si vedono tipo i cigni, lo stagno, i fiorellini, le rose, l'acqua, molto molto carini secondo me. Che poi dovrebbero essere tipo scotch di carta, quindi ci puoi anche scrivere sopra in teoria. Cioè, lo spero, in realtà. Poi ho preso questa. È una borraccia carina di Hello Kitty con la cannuccia. Io ho la mia borraccetta di Hello Kitty. Perché l'ho presa non lo so. Cioè,
Era troppo carina, non potevo non prenderla. Poi comunque è di plastica, quindi non si rompe. Poi vediamo altri stickers, ma di gattini. Cioè, poi questo qua tipo alla finestra è adorabile. Cioè, sono troppo carini. Io sono felice per tutti questi stickers. Cioè, me ne pento da una parte, però dall'altra sono felicissima. Poi abbiamo questi qui, che sono tutti elastici, mega carini. Cioè, guardate, sono tipo tutti con i fiocchetti. Cioè, questi con tutti i fiocchetti. Questi invece con la frutta. Poi abbiamo questi con le verdurine, o sempre comunque frutta. Poi abbiamo altri fiocchettini. Ed infine i fiorellini, questa nuvoletta con la coroncina, insomma, molto molto carini. Sono troppo adorabili e io li ho comprati perché penso di dargli a una bambina che conosco. Perché appena li ho visti, cioè, mi è venuto da pensare a lei. Poi in realtà abbiamo finito perché ho altri due pacchi così giganti. Oh Gesù. Che dovrebbero essere altri stickers, però questi non me li ricordo sinceramente. Ecco qua, abbiamo sempre i tape e dopo questa bambina con i coniglietti, con i fiorellini, troppo troppo cute. Cioè, sono proprio adorabili. Infatti questi non erano, cioè, erano chiusi ma sono scivolati da sotto. Guardate. Cioè, questo, secondo me, è tipo le spese che faresti da bambino, ma con i tuoi soldi da adulto. Quindi adesso io sono felice di potermi permettere tutti questi stickers. Perché, cioè, io non li usavo perché avevo paura di finirli. E questi non finiranno mai. Quindi posso usare tutti gli stickers che voglio, perché poi posso ricomprarmeli. Questa si chiama Matte Girl, raga. Solo che la Matte Girl è assai pericolosa. Qua, questi invece sono lilla, abbiamo le bolle nottere, abbiamo i fiori, abbiamo questi fiori, abbiamo questi altri fiori. Questo invece è mega bello, che non so cosa sia, è tipo oceano lilla, boh, non lo so. E sono molto molto cute, questi mi ricordano la balle notterina dei BTS. BTS è sempre presenti nella mia vita. Invece questi è un'altra bambina col coniglietto. Cioè, ma guardate che bello. Cioè, è troppo adorabile. E adesso apriamo questo qua, viola. Lilla. Quindi mi tocca tipo tenerli fermi questi, se no escono. C'è anche tipo la to-do list. Qui. Poi vabbè, i tape e gli stickers. Questi comunque sono molto molto carini. Cioè, anche gli altri erano carini, però questi non lo so, mi piacciono molto di più. Quindi questa è la fine. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che sperperare i soldi più o meno mi porti da qualche parte prima o poi. E niente, secondo voi qual è la cosa che vi è piaciuta di più? Perché a me sinceramente questo qua mi è piaciuto un sacco, e anche le cose della Sanrio, raga, cioè, che belli. E niente, noi ci vedremo al prossimo video, quindi ciao ciao. Perché AliExpress e la plastica AliExpress, oh mio Dio, il mio weekly weekly weekly